2008 chi è l'uomo, cioè l'antropologia, la concezione dell'uomo di Agostino. Basata sulla sua nuova concezione di Dio, nel senso che Agostino ridefinisce l'identità dell'uomo in base alla precedente definizione dell'identità di Dio. Trasferisce all'uomo alcune delle caratteristiche che aveva attribuito a Dio, basandosi su tre, per così dire, ponti, collegamenti, no? Primo, naturalmente collegamenti biblicamente fondati, no? Quindi sempre in riferimento l'Antico e al Nuovo Testamento, che abbiamo già detto è la fonte, no, della sua ricerca filosofica. Allora, primo, nell'Antico Testamento, nel Genesi, come tutti sapete, tutti sappiamo, Dio ha creato l'uomo, si legge, a sua immagine e somiglianza, quindi è legittimo pensare che l'uomo abbia alcune caratteristiche divine. In secondo luogo, Dio come Cristo si è fatto uomo, quindi ha proprio assunto sembianze umane, in terzo luogo Dio come Spirito Santo pervade tutto il creato e in particolare gli uomini, quindi appunto è giustificato pensare che l'uomo, l'identità umana, sia qualche maniera derivata da quella divina. Naturalmente con una differenza fondamentale, ovvero Dio comunque è infinito e l'uomo è finito. Per esempio, Dio in quanto Trinità è Padre, cioè essere, è Figlio, cioè il Verbo, la conoscenza, il Logos, è Spirito, cioè amore, perché appunto lo Spirito è la relazione tra il Padre e il Figlio, la relazione tra il Padre e il Figlio è una relazione amorosa nel senso di intesa, nel senso di convergenza. E l'amore naturalmente è ciò che porta al bene, ciò che produce il bene. Quindi in questo senso Dio in quanto Spirito è amore e bene. La costituzione trinitaria di Dio così spiegata appartiene anche all'uomo. All'uomo. Anche l'uomo in questo senso ha un'identità una e trina, perché le proprietà fondamentali dell'uomo sono l'esistere, chiaramente l'uomo deve esistere come tutte le cose, ma conoscere,
l'attività conoscitiva e amare, cioè agire per il bene, agire moralmente. Una persona, è una personalità assoluta. L'uomo, ogni uomo è una persona. Un'altra caratteristica fondamentale dell'uomo per Agostino è la sua personalità. Cosa vuol dire? Vuol dire che non solo ogni essere umano è diverso da ogni altro essere umano, quindi è unico, irripetibile, ma anche e soprattutto che questa unicità è un valore assoluto, rende ogni uomo un valore assoluto e rende di base tutti gli uomini uguali, tutti gli uomini in quanto figli di Dio hanno lo stesso valore. Non ci sono uomini superiori, uomini inferiori, uomini che hanno diritto alla vita perché appunto sono superiori, uomini che possono comandare perché sono superiori, altri che invece devono essere schiavi. Perché... possiamo dire sentimentale, ma anche nel senso di debole. E voi direte, vabbè, ma questo no, Dio è onnipotente. Sì, ma Cristo quando si è fatto uomo è stato male, ha pianto, ha mostrato degli attimi quantomeno di debolezza. Quindi i sentimenti intesi anche soprattutto come sentimenti di insicurezza, di dubbio, di angoscia, di fragilità, sono costitutivi dell'essere umano. Dato che l'uomo è appunto in una situazione di espiazione di una pena, quindi è in un carcere, in una dimensione caratterizzata dal male, dato che è un essere finito, un certo livello, quantomeno di debolezza, di fragilità, di insicurezza, è parte del suo essere e deve essere riconosciuto, deve essere vissuto, non può essere negato. Negarlo è presunzione, negarlo è superbia. Forse capite meglio se mi riferisco, come si riferisce Agostino, invece alle filosofie antiche precedenti, alle filosofie morali antiche precedenti, in particolare quelle dell'età ellenistica, ovvero no, epicureismo,
scetticismo, stoicismo, cinismo, nonostante le loro differenze, avevano in comune la convinzione che l'uomo potesse raggiungere nella dimensione almeno alcuni uomini, appunto, ricordate, erano molto gli uomini tutto sommato superiori, anche se superiori per motivi razionali, non per motivi economico-sociali, alcuni uomini potevano raggiungere una condizione di piena felicità nella dimensione terrena e una condizione di imperturbabilità, una condizione di addirittura di impassibilità, di autarchia, di totale autosufficienza individuale. Quindi nessuna debolezza, nessuna fragilità. Piangere, meno che mai. Angosciarsi, meno che mai. Ansie, meno che mai. In particolare, Agostino si scaglia contro la pazzeia, che è propriamente stoica, ma l'impassibilità, appunto, la teorizzazione dell'assenza di qualsiasi emozione, in particolare delle emozioni appunto considerate deboli, considerate espressione di debolezza. Se volete, questo è anche un aspetto psicologico dell'antropologia di Agostino, ovvero, secondo Agostino, noi in quanto esseri umani dobbiamo accettare la nostra debolezza. E quindi non dobbiamo reprimere i nostri sentimenti connessi alla debolezza. Li dobbiamo accettare, li dobbiamo manifestare innanzitutto perché appunto dobbiamo riconoscere la nostra condizione finita e soprattutto di penitenti, no? E quindi il fatto che sulla terra, nella dimensione terrena, sì, si può attenuare il dolore, quindi in questo senso raggiungere un certo livello minimo di felicità, quantomeno di benessere. Ma deve essere chiaro, secondo Agostino, che a differenza di quello che sostenevano i filosofi ellenistici, che nella dimensione terrena non si può conseguire la vera piena felicità. La vera piena felicità si potrà conseguire soltanto nella dimensione ultraterrena, appunto, se si verrà, se Dio ci giudicherà. Come degni di salvezza, degni della sua grazia. Primo. In secondo luogo, fa male, se questa è la nostra natura, sostiene Agostino, invece è dannoso reprimere le manifestazioni dei nostri sentimenti di debolezza, che vanno invece esternati seguendo l'esempio stesso di Gesù Cristo, ma poi anche Agostino nelle Confessioni spesso e volentieri dice e scoppiai in pianto, parla in modo proprio shouting, proprio in modo aperto, dichiarato, di tutte le sue angosce, le sue ansie, le sue insicurezze, i suoi pianti, i suoi lamenti, tanto non sei lamentoso. In questo senso è un modello completamente diverso. Per esempio, Plotino al suo discepolo che voleva che fosse ricordato dice: guarda, la mia vita, la mia immagine non hanno alcun valore, ha valore soltanto la mia filosofia, quindi io come singola persona non valgo niente. Come individuo corporeo, in che senso? Anche qui è un po' strano, ma questo dipende sempre non da Dio Padre, ma da Dio Figlio, che appunto assume un corpo e quindi
corpo non può essere considerato in modo assolutamente negativo. Il corpo di per sé, la fisicità di per sé, secondo Agostino, non è il male, non è qualcosa di negativo. È il peccato originale che ha infettato, guastato anche, no, anche il corpo, rendendolo più facilmente, no, preda del peccato, quindi spingendolo a vivere secondo la carne, quindi in questo senso carne è diverso da corpo, anziché secondo lo spirito. Ma il corpo fa parte della natura divina dell'uomo, perché Dio ci ha creati, sostiene Agostino, come degli esseri fisici, e il corpo era in questo senso perfetto prima del peccato originale. Questa tesi di Agostino è in contrasto proprio con la tradizione filosofica antica, precedente, cui lui faceva riferimento, ovvero la tradizione platonica. Vi ricordate che per Platone, no, il corpo era il negativo, ma anche per Plotino. Infatti Plotino dice: mi vuoi fare un ritratto, ma io non sono il mio corpo è niente, il mio corpo è materia, è male, è non essere, benché non essere relativo, però è la massima privazione di essere. Invece per, e poi Platone, vi ricordate, il corpo è il carcere, è addirittura la tomba dell'anima. La liberazione, il ritorno al mondo delle idee, avviene nella tradizione platonica, anche, no, l'estasi, il ritorno, no, all'uno, nella versione di Plotino, avvengono, entrambe queste concezioni della liberazione, con l'abbandono e l'eliminazione totale del corpo, ovvero con il ritorno a una condizione di pura anima, di pura razionalità. Invece, in base a questa concezione, per Agostino, per la Chiesa cristiana, il corpo non viene abbandonato, nel senso che il cristianesimo sostiene la resurrezione dei corpi, quindi il giudizio universale, la vita beata, presuppongono una riunificazione delle anime e dei corpi. Questo è filosoficamente interessante perché appunto esprime una diversa concezione del corpo e della fisicità. Appunto, quello che vi dicevo prima, non è il corpo, non è più, no, eguagliato al male, al negativo. Senso però dell'agape o caritas, in greco l'amore, nel senso l'amore spirituale, l'amore interiore, non appunto l'amore nel senso di Eros, l'amore passionale, anzi, soprattutto nel senso di desiderio, e questo, in questo ancora, no, platonico, però certo, proprio perché
comunque il corpo è più valorizzato, Agostino non arriva a una morale ascetica, una morale di mortificazione del corpo, dei bisogni corporei, però di rinuncia ai desideri carnali, passionali, questo sì, a favore appunto dell'amore, che è la base della vita secondo lo spirito, tanto è vero che forse poi la sua sentenza più famosa, una delle più famose, è: ama e fa ciò che vuoi, che vuol dire, se ami veramente ti comporterai per forza bene, se ami veramente secondo lo spirito il tuo comportamento, quindi alla fine tutti i comandamenti si sintetizzano in questa esortazione: ama e fai quello che vuoi.